oggi i carabinieri per favore, se qualcuno va un po' troppo forte, dite ero da Don Mario, così loro, opla, avanti. Don Mario, lei è conosciuto da tutti come Don Biker, da quando è che si è guadagnato questo appellativo? Da quando ci sono questi motoraduni. E il primo motoraduno una volta si faceva Cussagno, e lì c'era il sacerdote di Cussagno, e poi sempre di più questo movimento di moto. Poi quando sono venuti a Fossano, allora è lì che mi ha interessato la cosa, perché ho la moto anch'io, e poi mi piace stare in mezzo a questi motociclisti, perché sono tutti con questi caschi tatuati, con tutti questi bargigli che cadono, mi piace, ma poi hanno un cuore grande, ti fermi. Ma visto adesso, ma poi non solo i motociclisti, anche le signore dei motociclisti vogliono una parola di consolazione, una parola di conforto, e io sono qui per questo. Tra l'altro lei con la moto e un po' con la scusa delle due ruote, insomma, gli fa seguire anche qualche messa. Sì, difatti mi chiedono, ma dove c'è la premessa? Ha visto adesso, mi hanno chiesto dove ero, no? Allora no, adesso a parte le battute. Sì, tanti vengono anche perché mi vedono, c'è la messa a Fossano quando c'è il motoraduno, come anche adesso qui in Mallestura. E poi con diversi di loro o su Facebook tante volte ci teniamo in contatto, sia a volte per un pensiero religioso, ma anche per delle uscite insieme che facciamo, quindi questo è una grande gioia che mi dà. Invece la sua passione personale per le moto quando è nata, come è nata? Ma prima ancora di farmi prete, grazie a mio fratello gemello Adriano, lui aveva un motorino, e da lì che la passione dei motorini, un cinquantino, 50, 100, 2, 250, 300, e poi mi piaceva avere una di queste moto 600, 1200, però devo chiedere permesso al vescovo. Insomma, fede e due ruote possono andare d'accordo. Miseria, fede, perché vuol dire cammino, vuol dire sguardo, vuol dire orizzonte, confini, uscire dalle nostre sacrestie. Una chiesa in uscita. Nel nome del Signore, abbracciamoci, andate in pace! Evviva, evviva, evviva!